Quindi Roberto Vecchioni per il premio Anna Achmatova, incontro con queste grandi poetesse contemporanee russe organizzato da Costantino Papale. Qual è la sua opinione in merito di questo grande evento internazionale? Ma innanzitutto che è singolare, non ne esistono altri che io sappia in Italia, forse anche in Europa, cioè premiare una poetessa russa che sulla scia della grande, c'è soprattutto l'Akhmatova, su quella scia ha continuato la tradizione della poesia femminile russa. Quest'anno, adesso non so cosa faremo l'anno in futuro, non possiamo premiare tutte le poetesse russe viventi, Giustamente. sarà difficile. Però beh, per 3 o 4 anni siamo tranquilli perché ci sono. È particolare perché da lustro ha una poesia conosciuta in Russia ovviamente, ma un po' misconosciuta in Europa. E da lustro, questo non c'è bisogno, solo Taormina può, veramente solo Taormina può permettersi degli appuntamenti di questo genere. È un tipo di cultura così alto, così straordinario. Ma è poco conosciuto in Italia. Bene, è il suo secondo anno Secondo. al Media Award UK. Primo anno ha vinto con Lady Chatterley, quest'anno sarà un giurato. Cosa ne pensa di questo premio che promuove Taormina attraverso i media internazionali? Ho già detto anche a dei colleghi tuoi che Taormina è il teatro ideale per queste manifestazioni. D'estate, primavera, insomma, quando c'è il sole, quando ci sono i profumi, quando tutto diventa bello, tutti sono ottimisti a Taormina, non c'è pessimismo, non c'è tristezza. E quindi è un incontro, è un simposio tra persone che si conoscono ed è un accadimento che naturalmente coinvolge tutta Italia, quindi ne penso strabene, non lo vedrei in un altro posto, Taormina è il posto ideale. Quindi la promozione di Dino Papale per far divenire Taormina il centro della cultura russa Si nel dà da fare, Mediterraneo si dà da fare. è un ruolo importante, signor Il Papale. Papa è bravissimo, è capacissimo, non sta mai fermo, è elettrico, ha veramente le amicizie culturali giuste, conosce persone serie, questa è la cosa importante, non buffoni, come succede in altri premi, e direi pur avendo poco, perché in realtà non è che abbia molto di budget, riesce sempre a stupire. Bene, è un grande comunicatore come lei. Cosa pensa di questi giovani di oggi che non scrivono più lettere d'amore? Ah, tu sei in mezzo, poi sei tra quelli tu. No, io le scrivo, Ah. sono romantica. Bisogna scriverle perché non basta mandare messaggini, bisogna scrivere qualche riga in più, far capire di che sfumature e che colori ha l'amore. Non soltanto ti amo, ti voglio bene, la faccia che ride, perché quello lo sanno dire tutti ed è uguale per tutti. Invece no, bisogna che la propria donna o il proprio uomo siano singolare, sia solo tuo, solo tua, e tu lo devi far capire. Bene. Uno dei suoi più grandi pezzi, Sogna ragazzo sogna. Lei l'ha piantato l'albero. Sì, ma non ho pensato a Taormina. Certo, sì, però è una canzone stupenda. Cosa l'ha ispirato a Era una scriverla? canzone di addio alla scuola. Quando sono andato in pensione ho salutato tutti i miei allievi con questa canzone, dicendogli andate avanti, io vi ho lasciato una traccia e continuate a sognare perché è la strada giusta. Grazie. È una bellissima canzone. Grazie. La ringrazio per l'intervista, è stato un Ciao. piacere. Ciao. Ciao.